Francesco Fantuzzi, siamo qua in via Caduti in missione di pace, dove la ditta Bonaccini dovrà costruire delle palazzine in edilizia agevolata. Voi state protestando contro questo intervento, perché? Noi stiamo facendo un'iniziativa a cui tra l'altro sta partecipando tanta gente, questo è un bel segnale in un periodo come questo, non soltanto per manifestare appunto una protesta e quindi il fatto che in una città con 17.000 appartamenti vuoti fare altri interventi edilizi, seppur approvati, non ha più alcun senso, ma anche per fare delle proposte che sono quelle che stanno anche uscendo appunto dal confronto dell'iniziativa stessa. Ci sono all'interno dei 17.000 appartamenti vuoti tutta una serie di possibili soluzioni da adottare sulle quali noi preghiamo l'amministrazione di lavorare con serietà, a cominciare dal famoso ormai immobile di via Kennedy 21, cominciare a ragionare su ipotesi alternative che rappresentano intanto un problema per la città, perché soltanto in quel caso ci sono problemi legati alla sicurezza e al degrado. E ritorno a dire, perché questo per me è il tema più importante, altre quattro palazzine in una città che a questi livelli di inquinamento e di consumo di suolo non sono assolutamente più sostenibili. Quindi dobbiamo fare di tutto per far ragionare questa amministrazione, fare capire che anche se si tratta di diritti acquisiti, oggi non ha più alcun senso continuare a muoversi in questo modo. Ecco, voi siete qua, state raccogliendo anche delle firme contro l'apertura della strada di Via Caduti in missione di pace, dove dovrà appunto sorgere un nuovo quartiere. Qua siete contro il collegamento, volete un pilomat. Allora, la questione in realtà la conosco meno nel dettaglio. Sono stato contattato da alcuni residenti nei giorni scorsi, sto cercando di capire appunto che cosa è previsto anche per poter fare una proposta adeguata. Quello che mi è stato riferito è che appunto la preoccupazione che comprendo è di trasformare una via attualmente di scorrimento del quartiere in una via di grande scorrimento, quindi di traffico. Francamente non comprendo questo tipo di intervento, ma dovremmo capire meglio e cercare di riaprire sicuramente un'interlocuzione con l'assessorato.